Il Ministro della Giustizia ha annunciato intercettazioni sui nuovi mezzi, sulle PlayStation, sulle chat, il Presidente del Consiglio ha parlato di fondi che vengono stanziati per i ragazzi. D'Alema e Fini, vi chiedo, secondo voi sono provvedimenti efficaci? Io sarò distratto, ma non vedo il nesso tra il bonus di 500 euro ai ragazzi, che comunque prendetevelo ovviamente, e la lotta al terrorismo. Mi sembra più una mancia, magari per avere qualche voto in più. Io dicevo scherzando che il controllo delle PlayStation sembra un attacco ai vertici del partito e del governo, diciamo, dato che... Insomma, diciamo, credo che sia una cosa nota questa qui, diciamo. Io penso che sono misure che sono necessarie. È evidente che la sicurezza comporta qualche sacrificio. Per il resto sì, io sono d'accordo nel dire che bisogna investire sulla cultura, bisogna investire sulle nuove generazioni. Io non sono d'accordo con chi dice che la ragione del terrorismo è l'ingiustizia sociale, no? Io ho dei dubbi, perché innanzitutto non possiamo dimenticare che gli autori di quello straordinario attentato che fu l'attacco alle Twin Towers erano i figli della migliore borghesia saudita, diciamo, non erano degli emarginati, non erano dei poveri, diciamo, erano l'elite. C'è una matrice ideologico-religiosa, però è anche vero che per queste elite radicali è facile reclutare nella marginalità sociale. Prevenire questo attraverso politiche sociali, attraverso politiche culturali, secondo me è saggio. Positivo il fatto che il governo abbia stanziato 1 miliardo per la sicurezza, il che vuol dire colmare le lacune che oggi hanno polizia, carabinieri, meglio tardi che mai. Il miliardo destinato con il bonus ai giovani, francamente non lo vedo in collegamento con la necessità di una risposta al terrorismo. Mi sembra più una misura volta a determinare qualche consenso giovanile in vista delle elezioni amministrative. Ma dovremmo intervenire in Siria? Sarebbe auspicabile che lo facesse l'Unione Europea. Se questa coalizione però non si crea, c'è qualche paese che già interviene e l'Italia, come dice Renzi, non ha intenzione di farlo. Ed è tiepido questo... È quello che dicevo prima, cioè belle intenzioni, però poi i fatti non portano l'Italia a rispondere in prima linea come fanno altri paesi europei. No, l'intervento in Siria, se intendiamo un intervento armato in Siria, assolutamente no. Io credo che gli interventi armati sono state forse la causa di una serie di conseguenze che oggi stiamo pagando. La democrazia non l'abbiamo esportata, abbiamo importato il terrorismo e la guerra in casa. Gli interventi sono inadeguati, ma più che inadeguati sono innanzitutto intempestivi e semplicemente forse un'arma di distrazione di massa in questo momento per cercare di far pensare, far percepire che il governo sta facendo qualcosa, ma mi sembra un po' con le mani in mano. Io non credo più agli annunci, ai tweet, alle slide, voglio vedere i risultati. Per quanto riguarda le forze dell'ordine, anche l'annuncio dei bonus, il bonus di 80 euro, anche lì mi sembra veramente ridicolo, mi sembra quasi la mancetta, per far silenziare le critiche che arrivano dalle stesse forze dell'ordine sulla mancanza di risorse. Dotazioni inefficienti e scadute, automezzi senza benzina o comunque fermi e senza possibilità di ripararli, stipendi non adeguati. Quindi da parte del governo Renzi fino adesso solo annunci sul piano...